Alberto Del Frate inizia una nuova stagione. Iniziamo dalla fine del mercato perché i colpi di Guastalvino e Falzone hanno portato grande entusiasmo. Ci racconti un po' come sono nati? Ma l'ho detto anche in fase di presentazione parlando con i ragazzi, direi che forse ecco, è venuta fuori una situazione magari anche insperata, perché poi è sembrato un momento che quasi dovessimo fare un po' tutto da capo. Invece alla fine sisiamo riusciti a mantenere, secondo me, un'ossatura importante, lo zoccolo duro della squadra, giocatori insomma che l'anno scorso hanno fatto veramente molto bene e a questi insomma abbiamo integrato secondo me dei ragazzi che da un punto di vista tecnico e umano spero che possano lo stesso darci quel contributo che noi ci aspettiamo, per cui insomma alla fine è un mix giusto tra giovani e meno giovani che ripeto alla fine ci soddisfa. Adesso però insomma sarà il campo che dovrà dare il responso, anche se ripeto i presupposti credo che siano buoni. Alcune conferme ci dovevano essere e non ci sono state, altre sì, però il mercato è stato nel complesso di primo piano. Beh, è stato un mercato direi abbastanza oculato e sostanzialmente credo anche da un punto di vista qualitativo discretamente importante. Puntiamo molto sul fatto che qualcuno di questi ragazzi qua, magari nelle ultime stagioni o giù di lì, insomma, abbia fatto un po' così e quindi la fame, la sete di rivincita e l'orgoglio personale. Spero insomma che abbinate alle indubbie qualità tecniche possano portare, ripeto, quel contributo che noi ci aspettiamo. Per cui l'ho già detto in precedenza, dobbiamo ripartire da quella splendida finale dei playoff dello scorso anno, dal fatto e l'orgoglio, questo è anche della società, che appunto lo Spoleto è in questo momento ancora tra le società aventi diritto al repescaggio in Lega Pro. Quindi questo è un motivo di grande soddisfazione, vuol dire che insomma si è lavorato in una certa maniera. Quest'anno si riparte completamente in una stagione da capo, una stagione completamente diversa, dove ci sarà lo stesso da soffrire, da sacrificarsi e lavorare con grande determinazione. Sono componenti che noi di questi ragazzi conosciamo e ripeto che speriamo insieme ai nuovi innesti possano portare dei risultati che noi insomma ci aspettiamo. Che poi insomma ad oggi non possiamo fissare un obiettivo. Diciamo che dobbiamo far bene, cercheremo di far bene e poi dopo quello che sarà lo verificheremo durante il percorso. Mercato chiuso, qualche puntello magari sui sottoquota arriva ancora. Beh, il discorso di sottoquota è stato sempre valutato con molta lucidità. Abbiamo portato tanti ragazzi che l'anno scorso tra l'altro hanno fatto molto bene nella Juniores. Di questo ringrazio anche mister Marco Isidori perché anche lui credo che abbia fatto un lavoro importante. E il fatto che oggi ce ne sono perlomeno 8-9 qui con noi in ritiro della Juniors dello scorso anno vuol dire insomma qualcosa. Sono arrivati due ragazzi svincolati come Cavaldini e Monesi che credo possono dare un contributo importante. Adesso vediamo, partiamo così e poi dopo cammin facendo valuteremo se ci sarà la necessità di apportare qualcosina in più o rimanere così, insomma. Crepi In bocca al lupo. il lupo, grazie. Mister Luzzi, anzitutto benvenuto da tutti i lettori di Spoleto Sport. Non so se l'hai già fatto, lo farai oggi pomeriggio. Quali sono le prime cose che chiederai alla squadra? Ma io credo che per giocare a pallone ci vuole soprattutto passione e motivazione. Queste sono le cose fondamentali. In questo periodo, periodo della preparazione, periodo dove si lavora molto dal punto di vista fisico, quindi più che una presenza mentale ci vorrà quella fisica, nel senso saper soffrire, saper stringere i denti, mangiare bene, riposare soprattutto bene, perché sarà un periodo abbastanza intenso dal punto di vista lavorativo. Per il resto io chiedo alla squadra quello che ho sempre chiesto. Una grande motivazione e una gran voglia di giocare a pallone, perché per giocare a pallone bisogna divertirsi e se non ci si diverte è difficile tenere anche dei buoni risultati. Noi siamo qui per impegnarci, ma siamo qui anche per cercare di divertirci, perché il calcio è un gioco e il divertimento passerà attraverso i risultati che riusciremo a tenere. Ci sono giocatori importanti che sono arrivati, giovani promettenti, questa squadra può far bene.
Ma io l'ho detto, io sono contento che ci sia entusiasmo intorno alla squadra, questo naturalmente mi fa piacere, però un po' di anni di esperienza sulle spalle. So che questo campionato è un campionato molto molto difficile, molto equilibrato e credo che il nostro primo obiettivo deve essere quello di mantenere la categoria, assolutamente. Poi se saremo bravi a farlo con delle giornate d'anticipo potremo pensare anche a altre cose, ma in questo momento come tutte le altre squadre, a parte due o tre che lotteranno solo esclusivamente per vincere il campionato, le altre devono fare i 44-45 punti per salvarsi e noi siamo una di queste. Sicuramente è prematuro, però una domanda provo a fartela uguale sul modulo. C'è un centrocampo di grande qualità, ad esempio, hai pensato a possibili disposizioni? Ma io credo che sulla linea difensiva 4 penso ci siano pochi dubbi. Credo che in mezzo al campo possiamo mettere sia 3 che 4, lo stesso discorso vale davanti, in base a come ci mettiamo il centrocampo, ci metteremmo con due punte centrali o no con le tre punte. Credo che le caratteristiche dei giocatori, soprattutto da un punto di vista tecnico, sono queste, cercheremo di sfruttarle. Poi valuteremo bene anche la situazione dei sottoquota, che in un campionato di Serie D sono fondamentali. Come proseguirà la preparazione in questi giorni? Ma adesso stamattina facciamo una piccola ripresa, poi ci alleneremo con sedute doppie da oggi pomeriggio fino al 13 agosto. Abbiamo già fissato 4 amichevoli, barra 5, perché vedremo un attimino un amichevole anche il 13. Credo che sarà un periodo dove faremo molte partite, ma che ci serviranno soprattutto in funzione della Coppa Italia e del campionato, oltre che dal punto di vista fisico. Credo che ci serviranno soprattutto anche per cercare di conoscerci meglio e per cercare di portare i maggiori equilibri possibili, perché credo che alla fine nel calcio le squadre devono essere equilibrate e questo dobbiamo ricercarlo attraverso anche gli errori, perché credo che faremo bene ma faremo anche male, questa è una cosa abbastanza normale per tutte le squadre e forse quando faremo male avremo anche più spunti per poter lavorare. Buon lavoro! Grazie.